Kenobis Watch Productions per l'11 dicembre è lieta di offrirvi, nella persona di Fabio Kenobit Bortolotti, alias Homer Simpson, visto il giallo che gli dà la luce, e Andrea Bisboc Babic, alias Cadavere Spaziale, visto il grigio che gli dà la luce, uno speciale del Commodore 64 Advent Show dedicato a Bubble Bobble, dedicato alla memoria di Fukio Mitsuji, il designer di Bubble Bobble, che purtroppo ci ha lasciato l'11 dicembre di 9 anni fa, quindi nel 2008. Come lo celebreremo? Lo celebreremo sempre con un vero Commodore 64 e con Bubble Bobble, giustamente, nella versione Commodore 64, che è quella su cui abbiamo imparato ad amare Bubble Bobble, nel senso che, almeno io, questa è la mia, tra l'altro, copia di Bubble Bobble, ormai distrutta, insomma, è passato tanto tempo. Certo, lo giocavamo in sala giochi, ma lo giocavamo tanto, più gratis, diciamo, su Commodore 64. Quindi direi di partire innanzitutto con la sigla. E sigla! Commodore 64 Advent Show, Kenobis Watch presenta Commodore 64 Advent Show. E quindi l'abbiamo annunciato ed è qui, Bubble Bobble per Commodore 64. Fu una conversione al fulmicotone, fu una realizzazione eccellente della Software Creations, che riuscì a mettere tutti gli elementi più cari ai giocatori dal coin-op di Taito direttamente nel Commodore 64 e anche nelle altre versioni, perché in tutte le sue varie incarnazioni Bubble Bobble convertito ha saputo dire qualcosa, anche se non erano convertite direttamente da Taito, come per esempio la versione per MSX2 o la versione per NES o per Master System. Questa è una versione convertita in Inghilterra. Quindi direi di partire without ulteriore attesa ed eccoci qua, facciamo partire Bubble Bobble PRG con il nostro vero Commodore 64, con una vera Cracktro che presenta. È stato molto bella, molto questa bella. È una Cracktro che non lo faremo, ma ha una bellissima musica, sì. Molto molto bella. Sempre pezzi di storia le Cracktro, per esempio questo è stato ricraccato per l'ennesima volta nel 2002, aggiungendo un sacco di features che noi però skipperemo perché giocheremo in maniera regolamentare, diciamo così. Quindi qua possiamo guardarci tutte le varie istruzioni, ma non abbiamo bisogno perché un po' il Bubble Bobble lo sappiamo. Anche se Fabio Bortolotti mi ha svelato che non ha mai giocato la versione Commodore 64, perché mi sono rotto le mani sul cabinato in sala giochi che mi è rimasto qua. Il Master System, ricordiamo. Il Master System. Quando era morto Fukio Mitsuji, ci eravamo trovati nella tua vecchia casa e avevamo giocato tutti i 200 livelli della versione per Master System, perché la versione per Master System ha 100 livelli in più, molto belli, anche di quello ci sarà un video prima o poi. È bellissimo perché comincia con una musica che in realtà chiude il landing theme di Bubble Bobble nel coin-op. Questo basso. Chi ha fatto la musica? L'ha fatta il fratello di Follin. Geoff Follin. Non Tim Follin, ma Geoff Follin. Quello che ha fatto tutta la roba meno memorabile con il nome Follin. Però comunque, però questo, buttalo via. Bellissimo, senti che piacere. Quindi noi giocheremo ad oltranza, una puntata speciale. Vogliamo ricordare Fukio Mitsuji, anzi brindiamo alla memoria di Fukio Mitsuji, uno dei più grandi game designer della storia. Che ci ha dato tanto. Certo, tantissimo, è stato molto importante nella vita mia, nella vita di Bisboch e quindi nella vita di Keno Bisboch di fatto. E quindi giochiamoci, senza porci limiti. Senza porci limiti, questi porci limiti. Porci limiti. Press fire for Bubble Bobble. 2. Ed è tutto regolare, guardate che cicciosi che sono i draghetti nella versione Commodore 64. Forse addirittura dico un'eresia, più cicciosi della versione da sala. Però il gioco. Ah, devo saltare. Devo con saltare su. Mandando in su perché il Commodore 64 purtroppo ha solamente un tasto. Questo era. Okay. Vedete che ci sono tutti i bei flicker nel posto giusto. E bam! Subito cambiano molte cose. Mamma mia! Ecco, è interessante che il programmatore non aveva la documentazione del gioco da sala. Quindi lui giocava, cercava di capire quello che succedeva. E si prendeva nota, tipo, ah, nel primo stage mi sono apparsi delle patatine. Non morire subito così, anche perché c'è il secret stage, quindi dobbiamo arrivare al 20° stage senza morire. Che... Ah, c'è tutto, sì, c'è tutto giusto? C'è tutto giusto, non ci riusciremo mai. Cioè, riuscirono a
ficcare dentro in una memoria tutto sommato ridicola di Commodore 64 gran parte delle feature del gioco da sala. Le bolle più veloci, lo scoppio delle bolle dei nemici è più veloce già. Sì. C'ha delle cose, c'ha ovviamente delle calibrature, delle calibrazioni differenti, però gli stage sono lì tutti 100. Abbiamo 8 crediti con cui dobbiamo cercare di arrivare alla fine. Non ci riusciremo mai, ma perché non provare? C'è già un attimo, prendi quella teiera che ti darà tantissimi vantaggi. Ma anche anche i bonus sono tenuti. L'anguria, c'è tutto. No, ma dico i bonus del tipo la rapa che ho preso, la lampada di Aladino. Sì, ci sono i power up, non ci sono i counter come invece nella versione da sala. Cioè non è che stai fermo lì, prendi rindirindina. Allora, una cosa bella della versione Commodore è che il kissing, cioè la tecnica di colpire molto a ridosso i nemici, è intatta. È intatta e anzi è potenziata. Anche il salto sulle bolle, vedo. Sì. No, c'è tutto. Diamantone, te lo lascio nel nome dell'amicizia che ci lega. 40.000 punti, questo è. Si comincia così, poi si va sempre a finire a schiaffi in Bubble Bob. Questo è un grande classico. Ci sono anche le bolle. Ci sono le bolle d'acqua, c'è tutto. Panini. Cioè, alla fine era veramente impressionante come grado di fedeltà della conversione. Poi, vabbè, andiamo così. Ma sì, andiamo un po'. Andiamo un po' di violenza. Andiamo di violenza e cerchiamo. Guarda che bellezza lassù. C'è un frutteto. C'è un agrumeto. Un agrumeto. Ha sbagliato quasi tutti i bonus. Qui c'erano nell'originale, se non mi sbaglio, oddio. C'erano i mottarelli. I mottarelli, è secondo vero. Anche i bonus, certi valori dei bonus non sono proprio giusti. Però insomma, adesso che stiamo. Stavo prendendo la D, però anche tu. Insomma, brutali, ma. E che mi faceva paura a questo livello. Sparano i. Sì, sparano. Sparano tutto e quindi. È un gioco che è bello da soli e bellissimo in due. È bello da soli e bello male accompagnati. Voglio quella. Non si riesco a fare. Addirittura la chain delle bolle, cioè il nugolo di bolle. È molto ben fatto, cioè il fatto che riesci a scoppiare un grande gruppo di nemici insieme come in quella a livello sala. Di programmazione è notevole. Sì, è una sbatta notevole, ma il fatto che Taito non gli avesse dato documentazione, che sto poveraccio si è dovuto fare tutto a manella sostanzialmente. La pozione, non scoppiarli, la pozione. Cioè, la c'è pozione. La pozione. Sì, c'è la pozione, ragazzi. Però durante la pozione non puoi fare bolle in questa versione, quindi è roba. Ma anche in quella originale? No, in quella originale puoi fare bolle con. Sei sicuro? Sicurissimo. Dai che forse riusciamo a fare pari, vai. Attenzione, abbiamo fatto pari, entrambi abbiamo preso 30 con la pozione, questo. Quindi. Maestro, cioè. È un simbolo dell'amicizia di Kenobismo. Cioè, guarda che mi ricordo che non potevi farle anche quando avevi. Solo alla fine, quando hai finito di fare. Questo è un livello cattivo. Sì, questo è cattivo. Stiamo qua sotto. C'è un'altra pozione, riprova proprio che erano un po' random le cose. Io ti devi saltare su perché c'è una pozione proprio qui per noi. Esattamente. Allora io vado di qua, tu va vai bene. Di là, e secondo me ce la facciamo anche stavolta a fare 100.000 testa. Perché se no, se il numero preso è dispari, mi hai mangiato anche le mie, maledetto. Uno prende più punti e l'altro ne prende di meno. Aspetta, 24, io 21, devo prendere queste tre. Vai, prendi quelle tre lì. Attenzione, questo e via, è. Cioè, è il trionfo dell'amicizia. Il trionfo dell'amicizia. Veramente bravissimi. Sono bravissimi, bravi e belli. Non gioco veramente da 20 anni alla versione Commodore 64 perché siccome è arrivata la versione del MAME, è arrivata la roba buona, diciamo, questa veniva un po' snobbata dagli arcade dipendenti, ma lo trovo di una freschezza commovente. Non importa in che salsa, Fukio Mitsuji è sempre una delizia. Si può fare extend. Ok, si possono schioppare le bolle nello stesso modo in cui si schioppavano. Sì. Tu vedo che siamo degli audaci che va sopra a prendere. Sto rischiando la vita fortissimo. Sto rischiando la vita fortissimo. Ora devi restare tu vivo fino al 20° stage, te lo dico. No problem. Allora inizio. No problem. Attenzione. No problem. Boom. Qua non c'erano le. Qua c'erano. Le fragoline. Le fragoline nell'originale. Nell'originale c'erano le fragoline.
Non ci sono i messaggi criptati, ci sono i livelli segreti ma senza messaggi criptati, ma perdoneremo questa cosa. Allora, io qua devo stare molto attento. Sai quello che, a me viene da giocare con aiuto, con i pattern del gioco da sala, quindi rischiando la vita costantemente. Mamma mia, prenditi quell'anello, fai qualcosa. No, sto qua su al sicuro. Al sicuro? Ah! Come c'ho versi satanici. E via. Dai, 11. Dai, puoi farcela. Devi stare cauto però. Sto cauto. Guarda, io faccio il pusillanime. Gioco da pusillanime. Allora, che tra l'altro non abbiamo né scarpine qua né... secondo me si riusciva qui a fare così. A fare un kiss, sì. Assolutamente no. Benissimo. Io un kiss sì, l'ho fatto. Anch'io ho fatto un kiss. No, era il tuo kiss. Era il tuo kiss. Girati di schiena e fai pum. Che pum. E via. Bene, bene, bene. 12. Sì, potresti quasi farcela. Io mi sono segnato qua su questo dépliant il mio record. Qua attenzione perché questo è sempre un po' stronzo. Però soffrì quando arrivò la conversione Amiga, che aveva una rilevazione di collisione schifosa, veramente schifosa, con ciò che ne consegue, cioè è difficilissimo giocare. C'è la croce blu, ma non credo di uscire nessuno. No, aspettiamo le bolle d'acqua. Che non stanno arrivando però, quindi sono un po' preoccupato. Spariamo, ecco, spara bolle. Sta arrivando la bolla d'acqua. Devo fare un bel filotto, E faccio il filottone. Fai il filotto. Super filottone. Tutti i becchi. Tutti i diamanti blu. Perché? Ero io lì. Cioè non è giusto. Vabbè. Dai, mi manca lei per fare extend, tra l'altro. Che meraviglia. Questo è un livello che mi ha sempre fatto paura. Spostati in avanti perché là secondo me rischi veramente tanto. Aiuto. Sono morto di nuovo. Anche tu. No, io no. Tu no, bravissimo. Vai così. Mi ha ucciso uno di questi stupidi inetti. E via, sono ancora vivo, Still alive, benissimo. E la musica va. Cioè, perché ci teniamo ad arrivare al 20° livello senza morire? Vabbè che il nostro pubblico lo sa. Pubblico. Resta lì, non fare niente, faccio tutto io. Va bene, è giusto, sì, qua non mi può succedere niente. Non è detto, tutto il mondo... Le sorprese di Bubble Bobble sono tante e vaffancum. Però adesso guarda, faccio punti qua. Va bene, fai punti. Intanto spero almeno di riuscire a scoppiare quelli prima che si liberino. No. No. Ecco, quindi sto veramente facendo cagare, possiamo dirlo. A questo punto è ufficiale. Ora devo andare su di là. Ma forte la possibilità di saltare sulle bolle. Vediamo se. Non deve arrivarmi la riapa adesso. Se mi arriva la riapa adesso è una rottura di palle. Ti mando bravo, delle bolle. Bellissima idea. Ok. Scoppiano tutte, giustamente. Sto saltando sul nulla. Muoro. Però almeno resetto la via. Esatto. Tu puoi continuare. Io ti continuo a fare le bolle qua. Tutto per fare rallentare il comodo. E via, faccio. E vai. Almeno ho perso 3 vite, ma... Prenditi quei... Ti piacerebbe poterli prendere. No. 8000 diamanti. Bisogna andare in su per saltare. Qua c'è la croce blu? No, ma anche in sala giochi cambiava, cioè non era... Però capitava spesso in sala. Perché io giocavo alla versione super in sala giochi, giocavo a quel bootleg di Bubble Bobble che c'era, giocavo a Super Bubble Bobble. Esatto. Era quello incastrato nella versione super. E quindi il mio primo impatto con Bubble Bobble è stato tutto con i mostri sbagliati e i colori dei livelli sbagliati. Giusto, come giusto che sia, perché era la pirateria proprio dilagante. No, in realtà erano i colori sbagliati, nel senso che era la versione super. Ah. Che cambiava i colori dei livelli. Attento qua, perché io provo ad andare su qua e a farti un servizietto. Esatto. Ma potrebbe no, vanno sopra. Ma poi tornano. Io adesso vado via di qua. Bravissimo, prendi la N che c'è già, quindi non ti serve, prendi il fulmine e fulminali, ma che signore, guardalo lì, che classe, veramente, che classe. Io vado a prendere una saponetta lasciando lì invece che la donna. Ma non è una saponetta, esattamente, questo era il fatto degli sprite a 8 bit, cioè io ho un sacco di roba di Bubble Bobble, ero convinto che fossero saponette e poi ho scoperto che in Giappone le mangiavano, esatto. Qua non devo morire, ce l'hai, non morì. Io sto no, qua. No, sì, ho preso lei. Extend, bene. Player One, guarda che rude questa, è brutalista. Si può dire che è brutalista. È brutalista forte.
Però intanto adesso ancora una volta io posso stare qua protetto, protettissimo, protetto da scudi termici, e forse ce la possiamo fare, perché adesso questi vengono su lì, tu comunque li puoi imbollare serenamente in un certo numero. Io adesso qua forse riesco a imbollare ancora uno, no, vediamo se vengono su qua o no. Lui arriva, è venuto su, l'altro è venuto su anche, quello lo puoi scoppiare tu se ce la fai con relativa sicurezza. Ok, bene, e via, e siamo al ventesimo. Sì. Andrea, stai attento ancora a non morirne. No, sto giù io. Sto giù e non... Stai giù. Attenta all'acqua. Io vado su e vediamo cosa succede. Colori psichedelici incredibili. Io devo riuscire ad andare su, perché se non riesco ad andare su, tutta questa cosa... Ok, sono okay, su. Ok, ci sei. E prendo la porta segreta. Prendi la porta segreta, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, non giocavamo a sta roba da un secolo, cavolo. E non c'è il messaggio segreto. Non c'è il messaggio segreto perché non avevano memoria probabilmente per riuscire a metterlo. Io vado di qua, tu vai di là, che coreografia comunque. E voilà. E via, guarda. Bellissimo. Quella scala infinita bellissima. E adesso giochiamo serenamente, direi. Sì, giochiamo serenamente perché abbiamo ottenuto uno degli obiettivi che più ci stavano a cuore, cioè di riuscire nell'impresa di... Beh, adesso possiamo porci quello poco realistico di arrivare al trentesimo. L'ombrellino! Andiamo al trentesimo. Attenzione. Cioè, andiamo al ventiquattresimo. No, forse quello da 7, vediamo. Attenzione, stai attento qua, stai attento perché... Allora, abbiamo schivato a botta di culo una quantità di... Io non mi muovo da qua. Bravo. Guarda cosa c'è qua. Attenzione. Bomba! Bomba totale, siamo al trentesimo stage, quindi possiamo vedere il secondo livello segreto che appare solamente, ricordiamolo, se non uno dei due giocatori non muore mai. Fino a quel momento. Attento. Vabbè, qua non posso morire comunque se sto attento, cioè... Non posso morire se sto attento. No, c'è quello lì. Ecco, io sì. Quello lì è l'unico pericoloso. Sì. La cosa che dovrai fare tu è riuscire a scendere al momento opportuno e andare a prendere quella porta. Attenzione, la prende! E la prendiamo! La prendiamo, ovviamente è uguale, non è come se la giochi. In sala giochi, beh, qua c'erano dei messaggi segreti. Qua sì, in mezzo, in basso, in quella fascia blu, c'erano le scritte in codice che ti dicevano i segreti del gioco. Che bellezza. Veramente, ma non sono mai arrivato al trentesimo schema su Commodore 64. Però ci giocavi in due? No, ero molto solitario. Questo qua è uno schema massacro proprio. Ti direi di non entrare, ecco. Vediamo se c'è qualcosa. Facciamo che la nostra run finisce quando la mia partita è... Io ho 6 vite. Vabbè, che vuol dire? Cioè, possiamo prendere ancora, cioè c'è ancora una possibilità di prendere il portale, esatto, del quarantesimo. Sì. Insomma, se io riesco a fare qualcosa qua, sì, se no... Questo era uno schema... Siccome è un po' stretto rispetto al gioco da sala, qui... Qua si moriva... Qua... Io, d'altro lato, sono già ricomparso. L'high score è ancora mio. Qua veramente morivi all'infinito. Mi ricordo il fastidio assoluto di non riuscire a fare sta roba su comodo. Ma se io ti faccio delle bolle qua... Possiamo provare. Tipo così... Così, no. Però se fai dei kiss. Dovrei stare al lato qua e fare dei kiss, ho capito cosa intendi. Vai. Più avanti. Sì. Ma devo anche riuscire a scoppiare. Cioè questo, adesso ovviamente abbiamo tipo saturato la quantità di bolle che si possono fare nel gioco. Ho fatto un altro kiss. Uno è uscito. Sì, è uscito perché non so come ha fatto uscire in realtà. È uscito con una bolla, secondo me. Ok, sono dentro. I'm in. Finalmente vediamo anche l'arriap, il caro vecchio arriap. Adesso devo riuscire ad uscire da qui. Vado. Ah, sta scendendo. No, sei incastrato in un posto di merda. Sta per arrivare il barone von Buba. Attenzione, levati, purtroppo sei circondato. No, tra l'altro sta anche... Mamma mia, campione del mondo! Fabio Bortolotti ha fatto un altro miracolo, un kissing difficilissimo, un French kissing. L'ho baciato con la lingua. E sei ancora vivo, incredibile. Questo è abbastanza fattibile con le fiamme, quindi aspettiamo che vengano giù i ciccini qua. Una scarpina. Scarpina te la consiglio, È molto veloce la scarpina. Dici, giustamente, la scarpina. Vediamo un po', però potrebbe in effetti giovare. Sì, giova. Io posso uccidere questo con un kiss. Sì, tranquillamente proprio. Quello mi ha ucciso a me con un kiss in
In the Face. In the Face. E ora ci sono solamente quei due poveretti da chissare, proprio easy, e li chisso io. Li chisso, voce del verbo. Guarda che clemente che è il chissaggio su Commodore. È vero, è più gommoso. È più ampio. Sì, ma è anche una box, una collision box loro più amichevole. Insomma, tutto bello e noi eravamo felici. Sta per cadere la luce, tra l'altro, vedi? Sì, è vero. Sono così. Potrebbe aiutare, esatto. Perché facendo vibrare. Allora. Facendo vibrare senza pietà tutto. Ok, salta su, resta su. Io mi sono sacrificato per te, nel nome dell'eterna danza. Attento perché sta arrivando, stanno inseguendo. Prendi il pollo. Schivo. E comunque faccio il mio. È bello giocare in difesa. Sto giocando in difesa, esatto. Io. Cioè, io sto giocando d'attacco, lui sta giocando in difesa. Anche questo si può fare quando hai i soldi gratis. È più difficile orchestrare così. O quando uno degli amici ha soldi. Io sono ancora al mio primo credito. Questo è un altro livello che è quasi impossibile su comodo. Veramente difficilissimo. Okay, quindi qua devi farmi bolle tu e farmi andare su. Sì. E poi. Allora, sono riuscito a chissarlo, ma non è sufficiente. Però l'hai spostato e basta. Mi metto qua. Adesso scenderà giù, attento che quello scende giù, Chissalo. Chissene, ok, comunque sono riuscito a far fuori anche l'altro, forse. Forse potrebbe voler tornare. No, attento che ti arriva in faccia anche quello. Attento che ti arriva in faccia anche quello, benissimo. Ok, tu adesso puoi andare là. Sì, non è che sia proprio semplicissimo. Beh, però finché non vai sulla G di jump, ok, finché non fai questo. No, è che non salgono mai, non capisco perché. Adesso dovrò scendere giù perché mi sono incastrato qua e salteranno. No, restano sempre su. Forse stanno aspettando che anche tu scendi. Mamma mia, questo era un kissing impossibile. È impossibile. Però hai dovresti aver resettato le re-up. Speriamo? Sì, benissimo. Che bravi, devo farlo di qua. Sembra incredibile, ma. Questa era dura, questa devi forse un po' saltare, perché se io vado così mi schianto contro di loro. A capperi! Allora, eccomi qua, sono io, sono il tuo agnello sacrificale. Eh no, perché lì si spaccribbio, veramente di una difficoltà, uffo. Non fare l'eroe, ti ho non visto. Fare l'eroe! Ok, sei andato di là, il metodo Fosbury. Mi sto spaccando le dita, è che loro non fanno niente, capito? Va bene. Una piccola vittoria. Abbiamo 5 crediti. che ho usato tutti io, tra l'altro. Ma adesso è facile perché, ovviamente, qual è l'ostacolo? Jump, sto cazzo. Se posso dire la verità, no, vabbè, che fatica. Vabbè, adesso scende. Sì, adesso scende. Là, guarda, spostati, lo faccio fuori io perché mi ha dato veramente fastidio. Te lo lascio e qua. Naturalmente, sta pronto. Esatto, dai. Uccide. Uff. Ragazzi, questo era veramente duro. Non so quanti anni sono che non vedo i tre portali di Bubble Bobble senza barare. Veramente mancano ancora 5 stage. E questo è. Lo so, e questo è brutto. Questo c'era brutto. Del kissing da fare. No, sì. Neanche. Guarda. Ancora uno. Molto bene. Bravissimo. Qui c'era qualcosa di buono lì. Credo che quello sia uno scrigno. Vediamo se riesco a prenderlo. Sì, l'ho preso. Mi raccomando, non farti uccidere lì così. No, dobbiamo collaborare perché qui due là, se no restano lì e sicuramente usciranno. Sì, ma tu puoi rischiare. Sì, non è un problema. E via, diamantone, lo prendo io. Prendilo tu, te lo meriti. Però il record è ancora il tuo. Il record è ancora il mio, incredibile. Pensa quanto ti avevo brutalizzato prima senza volere. È tutto un kissing. C'era un pezzo molto bello negli anni 80, French Kissing in the USA, che non mi dico qua, attenzione, perché è un kissing che può essere infingato. No, allora fallo tu, ti mando su. Ma qua vedi, ci passi. Non ti incastri neanche, cioè in sala giochi ti incastravi tantissimo in questo livello. Qui invece è molto morbido, penso che l'abbiamo fatto apposta, cioè riesci a uscire così. In sala giochi qua non potevi passare se c'è solo uno
di spazio. Ma questo è perché lui non aveva tutti i dati del caso. Era quasi più difficile farlo in quel modo. Chi lo sa? Chi lo sa? Guarda, c'è un ombrellino, ma non lo prendiamo perché l'ombrellino ci fa saltare il. Beh, in realtà, anche se salti, non. Cioè, il primo stage utile ti apre la porta. Sì? Sì, sì, se la giochi, sì. Ora scopriremo se. No, non scopriremo un cazzo perché le fiamme hanno. No, no, è sparito. Beh, va bene così, non rischiamo. Ma io comunque ho vinto una vita, che è sempre utile per farti da capo espiatorio. 39, cosa ce n'è 39? Urca. Va bene. Allora, qui ce n'è uno in meno, nel senso che basta che ti metti la parte giusta un po' più indietro e fai un bel kissing e, okay. E sei a posto. E adesso? E adesso c'è questa cosa molto fastidiosa su comodo di andare su, ma vedo che tu non hai problemi, ecco, assestati là. In realtà basterebbe fare una sola bolla. C'è un altro ombrellino. Lo vuoi che lo prenda? Non lo so, secondo me sono morto. Prendilo e vediamo cosa succede. Vediamo se siamo inculati la possibilità. Beh, comunque siamo al 42esimo livello di Bubble Bobble. Sì, non sei mai morto, cioè comunque insomma. Ok, qua qualcuno deve provare a fare un po' di kissing. C'è no, la c'è il portale, c'è la porta, andiamo a prenderla. Eh sì, attento perché questi te fulminano, Ci hanno fulminati così. No, no, voglio quella porta, voglio quella porta, voglio quella porta. È incredibile, signore. Voglio quella porta e non c'è più la porta, vabbè. Non c'è più la porta, abbiamo perso proprio ghiottoni, i più classici dei ghiottoni. Adesso mi sono messo qua sopra. È perché sparano, questi sono proprio dei golò, è una metafora, una metafora. Vabbè, ma... Attento, salta. Non può, dove salto? Puoi saltare, su, cosa stai dicendo? Ma certo, Bubble Bobble. È solo che è la grande lezione di Fukio Mitsugi, l'ingordigia porta alla... cupidigia. Beh, allora da questo momento io torno a giocare normalmente e parte il timer di questa partita, ossia quando la mia partita finirà. Finiremo. Va bene. Questo è un personaggio di che gioco, Andrea? Questo è Chuck di Chuck and Pop, che non c'è su Commodore, ma c'è in sala giochi, c'è anche su MSX, anche su NES. Chuck and Pop era un gioco in cui, tra l'altro, è considerato graficamente, anche se non è di Mitsugi, o almeno non è dichiaratamente di Mitsugi, non lo sappiamo in realtà, ma non credo proprio. È un gioco che ha molte affinità con Bubble Bobble, tanto che dentro il... No! Dentro il... botta di stanchezza, si fa sentire perché comunque l'emozione... Già abbiamo fatto più di quello che mi aspettavo nella vita proprio. Sì, probabilmente sì. Nel cuore, nel cuore che ti dà l'invulnerabilità in Bubble Bobble, qua è tutto un kissing. Qua è un kissing difficile. No, un kissing easy, molto easy. Il terzo no, Io ho sbagliato. Io ne ho kissati due, figurati, questo che è coraggioso. Tra l'altro, rispetto al gioco da sala, ha una cosa molto bella, cioè molto bella, comunque molto stupida, che il timer di esplosione dei nemici è sempre uguale. Non si è notato qua. Sì. In sala giochi si liberano subito. Ma infatti in alcuni livelli è più veloce di quella della sala giochi, in altri è più lento. Guarda che facciamo i 64.000 qua, No, guarda cosa c'è là sopra. Ma qua è un trucco, non prendo. No? Sì, prendo. La prendo? Ma sì. Se ne andassero a quel paese. Perché qua si può fare il 64.000, cioè li fai scoppiare tutti insieme. In realtà in tutti i livelli si può fare, cioè... No, devono esserci almeno 8 mostri. 8 nemici, questo non posso prenderlo, vabbè. Però tutti i livelli di Bubble Bobble sono pensati per poter scoppiare tutti i nemici insieme o no? No, direi di no. Forse sì, con dei trucchi satanici che ignoro. Guarda, guarda, lo sparo di fuoco, questo in sala giochi era un grande evento. Era un grande, ma in realtà era semplice. L'evento vero era la bolla di fuoco. La bolla di fuoco appare una volta ogni 4096 bolle che vengono spawnate nel livello. Può apparire una bolla di fuoco che ti lascia le palle di fuoco per 8 livelli. Nella versione arcade, qua figurati. E anche nella versione Master System, ti direi. Perché era ufficiale Taito. Guarda che colori ha, acidi, molto acidi. Ora mi butterò perché arriverà qualcosa di bellissimo, io lo so. Una caramella del cazzo. Quindi chisserò e morirò. Pazienza. Però da qui sotto sarà più facile. Sarà bello chissarli così. Non si aspettavano, okay. Perché credevano di essere nei coin op. No, non farlo! Coraggiosissimo, viene premiato con un bellissimo scoppio di bolla. Bravo. Sei a 914.700. Finalmente ho infranto il tuo record. È qua in sala giochi era difficilissimo per la velocità con cui. Io direi che devi puntare sul milione e assolutamente. Basta. Vediamo se c'è qualcosa di pericoloso. Ho tre vite. Non andare su, è pericoloso. L'ho detto e sono stato ucciso stupidamente proprio.
cioè il bastone. Prendiamo il bastone, va bene. Abbiamo già visti di bonus grandi. Ne abbiamo visti il bastoni. Il bastone era quello che ti faceva arrivare il fruttone a fine livello. La farfalla. Qua è anche molto kissing. Praticamente poteva chiamarsi Kissing Bob. Cos'è quel bonus? È una corona per un sacco di punti. In sala giochi. Poi qua chissà. Io cerco di andare dentro. C'è un'inutile scarpetta, ma why not? Guarda che kissing. Guarda, è quasi... Ah, è bellissimo. La possibilità di giocare in maniera così facile senza... No. Beh, una bella conversione comunque, eh? Sì, sì. Ah, signora mia. Ne hanno fatta... Ah... Sei vivo perché il dio del kissing ti ha protetto. Il dio del kissing. Io con la scarpetta, guarda come ti chisso questo proprio alla easy. Alla easy, ma come sto parlando? Cioè? Non c'era il trucco del power up su Commodore, immagino. No, c'è un trucco per rendere il gioco ancora più difficile. Scrivendo una combinazione di tasti diventava più difficile il gioco. Bene. Figo, figo, roba seria. E qua siamo arrivati al 50° schermo, ridendo e scherzando. Dove, che brutti i super drunk, i drunk. Sono riuscito a colpire, a non colpire nemmeno uno, sappilo. Però io sono morto. Questa strategia ha pagato. Stava per pagarmi in faccia. Invece l'ho pagaiato io. Occhio, ce n'è ancora uno vivo. E non è più vivo. Chi ha vinto la vita? Io a 100.000. Guarda che bello. Tu hai 923. Me la darà una vita a 1.000.000? Sì, forse sì. Dai, cioè io me la darei. Vedremo. Ti direi di giocare comunque cauto perché qua i ragazzi sono incazzati. Non è una bella cosa. Vorrei fare più kissing, in realtà sto buttando via il mio tempo. Io qua sono in posizione da kiss totale. E anche questo scenderà adesso, ah, e lo kisseremo. Attenzione perché mi ha ucciso. La sfera. La sfera è sempre bella, non so cosa faccia, ma va presa sicuramente. Uno di quei bonus esoterici di Bubble Bobble. Ma nel senso che non tutti i bonus avevano lo stesso effetto in sala giochi qui, quindi magari la sfera ci fa lampeggiare tutto, che ne so. Vediamo. La sfera non fa proprio niente. Va bene così. Kissi questo subito così. Quello lo spari così. Quello è il sushino, però ci vedevo una saponetta anche lì. Era proprio il nigiri di col gambero. Ah! Peccato. Beh, se mica è scemo. Vabbè, comunque dai, qua rispetto alla sala giochi di una facilità allucinante, eh. Mamma mia, mi ricordo la prima volta che io ho visto prima gli invasori qua che erano in sala giochi. È vero, questo qua era il livello... 60 mi sembra che arrivano gli invasori. Mi sembra, non sono sicuro. Gli invasori sono gli invader di Space, sì, sì, Invader. Sono proprio gli invader di Space Invader, proprio. Eccolo il cuore con Chuck and Pop. Il cuore matto, nella mia sala giochi si chiamava il cuore matto. Non è giusto che sia, vabbè. Andiamo a prendere il cuore, vai, matto. Che musica. Che uva. Che brutta quell'uva. Che uva monocromatica. È un'uva di cenere. Sì, 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 noi. Però abbiamo sentito anche questa musica. Ci tenevo, e ci tenevo, devo dire la verità. Era qualcosa a cui tenevo molto. E vediamo di fare un double kiss qua. Kiss 1, kiss 2. No. Tutti e due sono stati uccisi contemporaneamente. Nello stesso modo, coreograficamente. Sì, c'è stata una bella coreografia. Ok, io ho zero vite, te lo dico, ho zero vite. Zero vite, così. Allora ci penso io adesso, ma non preoccuparti. Vado io a fare una bella kissata con i ragazzi. Qui, ragazzi, i regaz. I regaz del bubble, uè, c'è il regaz del bubble. Ti chisso. Bella, adesso vedi che ho preso l'anello. E come in sala giochi, se prendi l'anello e ti muovi orizzontalmente, fai i punti semplicemente muovendoti. Devi, guarda che questo qua tu, senza avere la documentazione. Bella come ha fatto. Bella volta. Come ha fatto. Avevano un cabinato. Se non mi sbaglio si sa questo. Questo è un livello abbastanza easy. C'è Ombrellin, ma ombrellino. Sì, questa era la parte che loro consideravano noiosa, anche gli sviluppatori di Titan, un pochino sta parte tra il 50 e 70 erano i livelli più deboli, perché tra 50 e 70 se tu prendevi l'ombrellino ti skippavi bellamente. Quindi non deve essere qualcosa che... Mamma mia, è fastidio. Devoto proprio. Tu quasi sai. Ma no. No, sono morto. Sei morto. Sono morto, quindi io non rientrerò. Così proprio. You're on your own. Va bene, questa è la vita. Mamma mia, che bello però, Andrea. Non c'è l'inerzia. Allora, nell'originale le bolle ti potevano spingere. Sì, qua no. Qua no. Qua. Che lo rende più facile.
Devo chissare. E qua c'è scritto brio. No, volevo chissare e poi scendere. Qua c'è scritto BR10, che era una delle istruzioni degli opcode del chip di protezione di Bubble Bobble da Sara, figurati. Pensa che matti, cioè. Perché da questo punto il gioco inizia a avere questi livelli con queste scritte, che sono alcuni degli sviluppatori, dei comandi, dei moniti, tipo jump, salta. Adesso ho preso la teiera che dà tutto potenziato al massimo. E questo è molto bene. Hai anche la scarpina? No. Contano tutte le caramelle, quindi, in pratica. Hai lo sparo insieme. Veloce, lo sparo lungo e la cadenza di fuoco aumentata. Tra l'altro, questo potere qui, mamma mia che kissing estremo che ho fatto. Nonostante avessi il super potere, ho rischiato la vita grossissimo. Tra l'altro la melanzana è bianca. Anzi, no, ho sbagliato proprio, perché c'è la banana prima... L'anguria, la pesca, una rapa in mezzo, non c'entra niente. Ma che? Qua comincia veramente a essere un macello, te lo dico. Se poi faccio queste schifezze, guarda. Però c'è una croce che secondo me potrebbe. E via! E via, bene, bene. Vi venderò cara la mia pelle. Questi pochi. Vi avevamo detto che sarebbe stato un avvento, una casella molto grossa. Cioè, molto questo è l'equivalente di aprire un calendario dell'avvento, una casella del calendario dell'avvento, e c'è dentro una tavoletta dentro. Esatto, esattamente, c'è dentro una tavoletta Milka intera. Milka. Non so perché pubblicità si. Ma ci sta, perché ai tempi è una. No, peccato. Peccato, però hai ancora ancora due vite. Questo livello è fetido, eh. Ah, sì, ma sto giocando male. Se resto sotto come si chiama? Tra l'altro, se non l'avete mai fatto, vi consiglio di cercare Bubble Bobble Lost Cave, che è un ROMAC fatto da questa persona qua. Con Aladar, programmatore eccezionale. Ed è un ROMAC della versione arcade di Bubble Bobble con 100 livelli diversi, presi da altre versioni di Bubble Bobble. Insomma, cercatelo, è molto bello. Io ho la sensazione che questa qua sia la mia tomba, così a naso. Peccato, sì. Perché mi mancavano 3000 punti. È stata la tua tomba, ma è stata la tua tomba. È stato stupido. Va bene. Così. Che poca cerimonia in questo game over. Vabbè, è andata così. Wow, che cavalcata incredibile. 36 Commodore minuti. Conversion by Software Creations, written by Stephen Ruddy. Bravo ragazzo, bravo tu. E ancora una volta salutiamo Fukuo Mitsuji, di cui celebravamo la dipartita di 9 anni fa, 11 dicembre 2008. E niente, noi continuiamo domani con un altro gioco del Commodore 64 Advent Show. Ciao. Ed ora cerco questo per fermare la... È il bello della... Tutto. Del tutto.